Buongiorno in blu e torniamo sul quotidiano Avvenire per la notizia su cui ci siamo soffermati in rassegna e stampa, ovvero la morte di Maria Eke Vervoort, quarantenne, atleta paralimpica, pluripremiata, aveva vinto l'oro nei 100 metri in sedia a rotelle, l'argento nei 200 metri sempre in sedia a rotelle, giochi di Londra e poi aveva replicato anche alle Olimpiadi di Rio 2016. E soffriva di una malattia muscolare degenerativa da quando aveva 14 anni e già nel 2008 aveva firmato i documenti per consentire a un medico di porre fine alla sua vita in futuro secondo le norme che sono previste dalle leggi del Belgio. A settembre aveva tra l'altro esaudito il desiderio di guidare una Lamborghini sul circuito di Zolder, un evento di cui restano le immagini, e poi appunto ieri invece è arrivata la notizia. I reali del Belgio hanno fatto sapere di essere profondamente rattristati, il Belgio molti e tantissimi messaggi di commozione, ma soprattutto perché era un personaggio noto e amato, però di per sé il Belgio purtroppo riconduce anche alla normalità, e scusate se utilizzo questa espressione per una cosa che normale non dovrebbe essere, però pensate che dal 2003 al 2018, quindi in 15 anni, i casi di eutanasia sono passati da 235 a 2350, è come se fosse stato aggiunto uno zero, ma quello zero porta con sé un dramma assoluto. E resta anche, non lo so, lascio a voi il giudizio, io vi riporto soltanto la notizia, il tweet di un deputato, Hervé Rigaud, che da sempre si è battuto per l'eutanasia e per una legge il più possibile ampia, che in questo tweet scrive: fiero di aver fatto votare un emendamento che vieta la clausola di coscienza sull'eutanasia per i medici. E di questo vogliamo parlare, grazie per essere con noi, con Alberto Gambino, giurista, presidente di Scienze e Vita, prorettore dell'Università Europea di Roma. Professore, bentornato. Grazie, buongiorno a voi. Ecco, la vicenda porta con sé, no, un portato drammatico, non solo per la scelta di Maria Eke Vervoort, però devo dire questi dati che arrivano dal Belgio sono raggelanti, come raggelante anche il tweet di questo deputato Hervé Rigaud. Eh sì, perché le leggi hanno un impatto culturale, sociale, e cioè occorre sempre intenderci su questi temi estremi che partono normalmente da vicende di suicidio assistito per poi diventare veri e propri protocolli sanitari, e cioè si parte da casi, diciamo così, anche per certi versi non giudicabili, però poi diventano prassi sanitari, e quindi i pazienti, nel momento in cui vengono messi davanti a una pluralità di possibilità, tra cui davanti a un dolore, non solo le cure palliative, il lenimento del dolore, la terapia del dolore, ma anche la possibilità di farsi iniettare un farmaco letale, ecco, magari per sconforto, magari per difficoltà enormi, o magari, e questo è il tema più drammatico, per motivi di abbandono, di fragilità, di solitudine, di non avere accanto nessuno, scelgono l'altra via, e di qui questi dati allarmanti in alcuni paesi, in quei famosi tre paesi europei, che al momento soltanto tre, ripeto, hanno l'eutanasia. Quindi il tema di fondo è di avere una legislazione che invece punti molto sulle terapie del dolore, perché qui questa atleta paralimpica aveva un problema di fondo legato a delle sofferenze. Sì. Io non so adesso quanto stiano investendo in quei paesi sulla terapia del dolore, ma il sospetto è che quando c'è anche l'altra strada di interrompere l'esistenza, nell'allocazione delle risorse sanitarie ne viene che c'è necessariamente un disinvestimento invece verso tutta quella straordinaria fase del lenimento del dolore, che invece è molto più armonico nelle relazioni umane, quotidiane, con i familiari, perché nessuno vuole veder soffrire i propri familiari, certo, le persone care, ma vorrebbe che in quel momento della fase anche difficile che si attraversa ci possa essere ancora una relazione con queste persone che tra l'altro possono dare tantissimo alla società e danno tantissimo, e si possa in qualche modo allontanare il vero motivo, che è appunto la paura di questo dolore talvolta insopportabile. Poi in quei paesi purtroppo questo concetto di dolore diventa anche dolore psichico,
e qui si apre il tema enorme delle depressioni, e lì davvero siamo davanti a delle vicende anche un po' devastanti negli stati sociali, e cioè il fatto che davanti anche a stati depressivi, che quindi in realtà devono essere curati, non siamo davanti a situazioni inguaribili, a un certo punto si asseconda una sorta di autodeterminazione, che è tutta da verificare quando si è in una situazione di depressione, e si arriva all'eutanasia. Di qui, da quei 200 casi alle migliaia, perché ci sono tante vicende dove questa deriva dell'eutanasia porta davvero all'allontanamento dalla nostra società, dalla nostra convivenza comune, anche persone che chiedono di morire per motivi psicologici. Ecco, questo è un tema che davvero in Italia dobbiamo scongiurare che non entri. Sì, a me spaventa molto quello che ci stava dicendo prima, tenendo conto anche, no, di tutto quello adesso di cui stiamo parlando, perché nel momento in cui tu tieni veramente quella dell'eutanasia un'opzione lì un po' prêt-à-porter, c'è un problema proprio di allocazione delle risorse, no, del sistema sanitario, che ha un costo importante, e che quindi, come dire, beh, io ti do quella possibilità lì, quindi alla fine posso investire meno anche nel garantirti tutta quella rete di sicurezza e assistenza delle cure palliative, della terapia del dolore e anche del supporto psicoemotivo, del supporto psicologico, perché è ovvio che certe malattie e poi certe condizioni di vita che si vengono a determinare, e quello spettro della depressione in sé ce l'hanno sempre. Sì. È impossibile non ci sia, no? Non che poi veramente la persona vada in depressione, ma che sia una, come dire, delle conseguenze che purtroppo fanno parte anche di quegli stati patologici lì. Non c'è dubbio, ma ciascuno di noi, quando è paziente, quando è malato, ha dei momenti di sconforto, nei momenti in cui vedi tutto nero. E in cui ti senti più solo anche se non lo sei, figuriamoci se poi lo sei anche. E grazie al cielo talvolta sono momenti passeggeri, certo. Quindi pensi in tante situazioni dove in realtà immediatamente il sistema sanitario si ferma, si blocca davanti a questo mito dell'autodeterminazione, che davvero diventa un mito insidiosissimo, perché tra l'altro in questi paesi, potremmo dire dai caratteri un po' più freddi, dalle relazioni un po' più fredde, paesi nordici, noi viviamo in un paese mediterraneo dove c'è forse spesso anche troppo calore nelle relazioni. Ecco, facciamo attenzione che non entri quest'altro tipo di cultura. Io per esempio immagino che in questa fase, dopo questa sentenza della Corte Costituzionale che ha aperto uno spiraglio verso il suicidio assistito, invece ci sia una bella reazione del Parlamento a questo punto, senza colori, per implementare e rafforzare gli investimenti nella terapia del dolore. Perché guardi, nessuno di noi vuole veder soffrire i pazienti, i cari, i familiari, ma gli amici, chiunque. Certo. E lì, se si investisse di più, e qui voglio vedere un solo parlamentare sui 1000 che abbiamo che possa dire di no, perché se dicesse di no, allora veramente si voleva l'eutanasia fino in fondo in Italia. Allora in questa fase storica rafforziamo tutto quello che è un investimento verso il lenimento del dolore dei nostri pazienti, perché il motivo e la modalità, potremmo dire, più armonica per poter accompagnare le persone verso anche l'esito finale. Questo rafforza anche un po' le coscienze dell'aiuto, del sostegno, di evitare quella aberrante. Ma anche soprattutto per chi porta avanti il principio dell'autodeterminazione. Io posso essere veramente libero solo se sono consapevole di scegliere, ma se tu non mi dai tutte le opzioni, non mi garantisci delle opzioni, allora la mia autodeterminazione in realtà la stai determinando tu, e mi scusi il gioco di parole, il bisticcio. Ma è correttissimo quello che dice. Posso anche dirle che per certi versi anche i radicali che hanno dato il via libera a questa vicenda aberrante del suicidio assistito, in realtà anche loro su questo tema dell'allenimento del dolore, degli servizi essenziali, sono a favore, perché anche loro riconoscono che l'autodeterminazione, per essere tale, deve avere davanti una pluralità piena di scelte consapevoli. Per questo io le dico che in questo momento storico, se andiamo su questo tema, troviamo consensi ampi anche in Parlamento, e qui davvero l'inerzia dei parlamentari sarebbe imperdonabile.
Professore, come al solito parlare con lei è illuminante. Io la ringrazio, auguro buona giornata ad Alberto Gambino, giurista, presidente di Scienze e Vita e prorettore dell'Università Europea di Roma. Buona giornata, professore. A voi buona giornata. Grazie, grazie ancora.